Food 2019, ci troviamo allo stand di Coca-Cola HBC Italia e siamo in compagnia di Marco Pesaresi, il responsabile vendite Italia di HBC Italia, che intanto invito a salutare e benvenuto. Buongiorno, grazie, buongiorno. Marco, oggi siamo qui perché presentate un nuovo prodotto, una nuova referenza che si aggiunge alle altre famosissime presenti ormai nel mondo Horeca fin dopo la Seconda Guerra Mondiale. Di cosa si tratta? Sì, noi oggi presentiamo la nuova Fanta aranciata rossa. È un prodotto particolare perché è fatto con succo d'arance rosse del consorzio IGP Arancia Rossa di Sicilia. Questo conferma ancora una volta quanto questo prodotto sia connesso con il nostro territorio. Dovete sapere che Fanta è stata prodotta per la prima volta nel mondo in Italia nel 1955, quindi è un marchio importantissimo di Coca-Cola Company che nasce dalla creatività italiana. Questo prodotto viene prodotto interamente nelle nostre fabbriche, anzi nella fabbrica di Novara, che è la più grande nostra fabbrica europea, prodotto in Italia, e quindi è un altro modo per testimoniare la nostra vicinanza al territorio italiano e il nostro forte radicamento su questo territorio. E per dovere di cronaca e di informazione, consentimi di aggiungere che non solo è nata in Italia nel 1955, ma nello stabilimento di Viale Umberto Maddalena 80 a Napoli, dove c'era l'imbottigliamento Coca-Cola per parte del meridione con il conte Matarazzo. E questa è stata una stupenda invenzione, perché è partita da Napoli, è partita dall'Italia e ha invaso centinaia di paesi nel mondo. Assolutamente, questo è, ripeto, dopo il marchio Coca-Cola, il marchio Fanta è il marchio più importante di Coca-Cola Company, e in Italia noi siamo leader nel segmento delle aranciate con Fanta, abbiamo oltre il 50% di quota di mercato, quindi stiamo parlando di un brand importantissimo e andiamo molto fieri del fatto che sia nato in Italia, un grande successo internazionale. E continuerà il trend oggi con la nuova Fanta rossa, la possiamo chiamare così, con nessuna aggiunta di zuccheri. Infatti c'è il marchio zero, così come la nuova Fanta Lemon, che già da qualche mese è presente sugli scaffali Horeca. Questa è una scelta precisa, questi sono prodotti con zero zuccheri aggiunti, quindi solo zuccheri della frutta ovviamente, e abbiamo deciso di avere solo questi prodotti, quindi non la versione con zuccheri aggiunti e quella zero. Noi commercializziamo soltanto la versione con zero zuccheri aggiunti, sia di questo prodotto che del prodotto di Fanta Lemon, e questo va nella direzione di proporre al mercato sempre di più prodotti zero zuccheri, zero calorie. E allora è arrivato il momento di brindare al battesimo di questa nuova aranciata, cin cin, e che diventi la nuova compagna di viaggio per il fuori casa, per tutti coloro che poi andranno ad assumerne tanti ettolitri. Grazie. Grazie, arrivederci, buongiorno. Grazie.